Sapete, di solito quando vi porto delle teorie riguardanti Pokémon trovate sul web, non porto delle boiate allucinanti, piuttosto cerco di proporvi teorie credibili, ma soprattutto fatte bene. Ok, dimenticatele, perché oggi vi porto a conoscenza di quattro teorie Pokémon abbastanza discutibili, dai, dai, mettiamola così. Questa teoria sostiene che il fantasma presente alla Torre di Lavandonia sia il genitore mancante del protagonista dei primi giochi Pokémon. Questa teoria perlomeno ha dei buoni presupposti. Si basa sulla guerra di Kanto che ha ucciso la maggior parte della popolazione adulta, portandosi via anche il padre di Rosso. E poi inizia il trip fantascientifico. Siccome infatti a Lavandonia si parla di quella famosa mano bianca che si appoggia sulla spalla del giocatore, allora Ghost è il padre di Red che lo segue nel suo viaggio? Ok, allora, punto 1. A Lavandonia giacciono i Pokémon morti e a meno che Red non sia un ibrido umano Machoke, la vedo dura. Punto 2. Ghost è nero, non bianco. Cioè, al massimo si può parlare di White Hand e non avrebbe comunque senso. E nulla, basta, questa era la teoria. Cioè, non è campata per aria, ha proprio forato l'ozono ed è finita nello spazio. Ma proseguiamo, che c'è di peggio. Questa teoria sfornata di recente procede esattamente nel senso opposto di quella precedente, ossia svolge un buon ragionamento su un qualcosa di incredibilmente stupido. Il tutto parte da una domanda: perché Blu in prima generazione chiama il professor Oak Gramps? Secondo la teoria lo fa perché appunto il nonno di quest'ultimo sarebbe a capo di ogni organizzazione criminale dei giochi Pokémon. Difatti la G sta per Galactic, ossia Team Galassia, la R sta per Rocket, la A sta per Aqua, che in italiano è il Team Idro, la M sta per Magma, la P sta per Plasma e infine la S sta per Skull. Ora, calma. Innanzitutto, perché quest'ordine? Perché il Team Galassia per primo? Poi, sta roba regge solo in inglese, voglio dire, se fosse stato in giapponese, che è la lingua originale dei Pokémon, avrebbe avuto più credibilità, senza contare il fatto che manca il povero Team Flare, cioè così a caso lui non c'è. E per concludere in bellezza, Gramps vuol dire nonno. Quando vi dicevo prima del ragionamento sopra un qualcosa di stupido, no? Ecco. Se prima vi è sembrato tutto campato per aria, tenetevi forte. Secondo questa teoria, Pokémon Rosso, Blu e Remake sarebbero ambientati nel Giappone del dopoguerra, e col termine dopoguerra mi riferisco agli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. La teoria afferma che Hitler, anziché suicidarsi nel suo bunker come tutti sappiamo, o come perlomeno la storia vorrebbe farci pensare, sia scappato in Giappone con qualche nazista e che abbia cambiato divisa e nome, passando a far chiamare la sua organizzazione Team Rocket e a farsi chiamare Giovanni. Dunque il loro obiettivo sarebbe riconquistare il potere perduto. Ma basta, questa è la teoria, non c'è altro. Niente indizi, niente prove a sostegno. Non so, è come se dicessi che Kurt Cobain è Gesù e avrei più o meno la stessa credibilità. No, ok, questa è fantastica, mi ha fatto collassare. Credo personalmente sia ironica, ma ve l'ho voluta comunque proporre perché l'ho trovata troppo divertente. Ora, non so in quanti conoscano i Green Day, in ogni caso si tratta di una nota rock band tuttora in attività che nel 2009 pubblicò un singolo tratto da un album intitolato 21 Guns. Bene, questa teoria sostiene che questa canzone sia copiata dal tema musicale del percorso 209 di Sinnoh. Mo' ve li faccio ascoltare, va. Sono 5 note. 5. Però devo ammettere che la cosa è curiosa e è anche divertente. Bene ragazzi, anche il Pokémon Curiosity di oggi finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, condividete il video e passate ai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.